Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, ho fatto il passo, ho fatto finalmente il passo. Facciamo così e vi mostro cosa ho acquistato. Ah, ragazzi, aveva tanto tempo che progettavo, studiavo, definivo, sceglievo anche i migliori prodotti. Allora, batterie che io ho acquistato in pieno, ok? Devo ammettere che a differenza dell'anno scorso c'è stato un aumento di forse oltre il 40%. Ragazzi, l'anno scorso uno stock di batterie LiFePO 4 li compravi molto meno. Oggi non si possono toccare più, ragazzi. Ma va bene, mi servivano, dovevo acquistarli obbligatoriamente. Sotto ti lascio un paio di link. E allora, cosa ho preso? Ho preso la bellezza di 32 celle LiFePO4 da 280 milliampere ora. O meglio, 280 ampere ora, ragazzi, non milliampere ora. Comunque, poi ho preso anche questo. Questo, ragazzi, è il BMS, ok? BMS ho preso un Dalì, ho avuto buone esperienze con questi Dalì Smart. Questo in più ha anche questo. Questo è il bilanciatore attivo. Ok, perciò sono due pezzi. E il bello di queste BMS, ragazzi, oltre alla qualità, perché sono BMS di ottima qualità, hanno un buon comparto smart, sono interfacciabili con il Bluetooth, con il display touch, con il computer anche tramite USB. Comunque, ho fatto shopping. Questi abbiamo detto due, ho scelto il modello da 150 A 16S LiFePO4. Con 150 A, ragazzi, io stimo di avere potenza in eccesso anche, circa 7 kW come potenza da poter prelevare dal pacco batterie. Però, tenendo in considerazione che io col mio gruppo d'accumulo dovrò alimentare un appartamento medio più il bunker, il garage, coefficiente di contemporaneità dei carichi sempre se tenuto sotto controllo, non credo proprio, ragazzi, che arriverò mai a superare i 4 kW tutti di un colpo, ecco. Si farà attenzione con gli elettrodomestici, con l'attrezzatura e farli, diciamo, funzionare in maniera alterna. Comunque, fino a 7000 watt, io con questa BMS posso prelevare dal pacco batterie. Le batterie, ragazzi, le batterie meritano perché? Perché non sono le solite LiFePO4. Questi hanno un qualcosa in più come qualità, come anche tecnologia. In etichetta 280 amperora, però nel concreto, a detta del venditore, minimo sono 2,90. Perciò, ragazzi, al prezzo che li ho acquistate, un ottimo prezzo. Anche, ragazzi, un investimento. Che io sto facendo di tutto per slegarmi, ragazzi, dalle bollette. In questo momento non ho ancora il fotovoltaico attivo, sto ancora lavorando sull'impianto, sugli inverter, e perciò, ragazzi, sto consumando energia elettrica dall'ente fornitore energetico. Ragazzi, ho una FIFA, ok, che mi facciano perdere capitali che voi non avete idea. L'ultima bolletta arrivata a 290 euro, ma questa sarà almeno il doppio, almeno il doppio.
Niente ragazzi, io vi aggiornerò quando arriveranno le batterie. Ho scelto spedizione veloce, mi hanno assicurato che nel giro di una settimana dal pagamento dovrei avere tutto in consegna. Abbiamo detto sono 32 batterie, 32 celle da 3,2 volt. E più il BMS. Il BMS, ragazzi, ci metterà qualcosa in più per arrivare. Perché è una spedizione di quelle economiche, sicuramente 15-20 giorni sicuri arriverà. Ragazzi, niente, per questo video è tutto. Io ti ringrazio. Se vuoi, iscriviti al canale, continua a seguirmi e ciao e al prossimo video.